Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi porto le mie impressioni riguardo a un software che sono certo che utilizzerò molto in futuro e che probabilmente anche voi dovreste utilizzare. Sto parlando di Cinebench 2024, la nuova iterazione del software di benchmark per i processori che ha avuto un bel aggiornamento. Infatti da questa versione supporterà anche le schede video. Grafica nuova, nuove funzionalità, nuovi punteggi soprattutto, e tutto è mosso dalla potenza di Redshift, il motore di rendering di Cinema 4D. Cinebench R23 è uno dei miei software preferiti per quanto riguarda, sapete, lo stress del processore e il conseguente benchmark, perché appunto ti dà, con dei numeri effettivamente molto grandi, una rappresentazione grafica, tramite appunto i numeri, di come effettivamente la vostra CPU vada sotto determinate condizioni. Se volete overclockarla, se volete undervoltarla, praticamente Cinebench R23 riesce tranquillamente a capire quali cambiamenti sono stati fatti alla vostra CPU. Ma Cinebench 2024 allarga il supporto alle schede video, ai sistemi operativi di Microsoft, di Apple, ai processori ARM, alle schede video esterne. Vi ricordate quando, questo era qualcosa che andava di moda qualche tempo fa, quando sui portatili potevate attaccare tramite la porta Thunderbolt una scheda video esterna, quelle che si mettono degli adattatori per quelle specie di valigette? Ecco, Cinebench 2024 riesce a supportare anche quella. L'interfaccia è rimasta simile, però è cambiato qualcosina. Ci sono praticamente tre diverse sezioni: la sezione del benchmark della GPU, la sezione multicore per quanto riguarda il benchmark della CPU e la sezione single core per quanto riguarda sempre il benchmark della CPU. Ci sono nuovi termini di paragone, perché la lista dei processori con i vari punteggi è stata aggiornata, è stata aggiunta la lista delle schede video per darvi un metro di paragone per quanto riguarda le performance del vostro hardware, e sono cambiati appunto anche i numeri. Se su Cinebench R23 un Ryzen 9 5900X riusciva ad avere un punteggio di circa 20.000 o oltre 21.000 punti, qui invece il punteggio è stato ridimensionato e si va nell'ordine delle semplici migliaia, cioè il mio processore fa circa 1.100 punti al momento. E ho fatto il paragone con un Ryzen 9 5950X che ha 4 core e 8 thread in più, che fa circa 200 punti in più. Qui starei vedendo comunque la grafica, e devo ammettere che il metodo di scaling è effettivamente giusto, perché appunto se andate a fare un paragone delle due CPU, diciamo, è andare a fare un'equivalenza bene o male. In base alla dotazione fisica di una CPU rispetto all'altra c'è appunto un aumento o una diminuzione dei numeri. La cosa che all'inizio mi ha un pochettino stranito è che per il test della GPU, ovviamente essendo una scheda video molto più potente di un processore, il tempo impiegato non è stato tantissimo. Per il test multicore, sì, ok, c'è stato un po' più di tempo passato a fare sto test, ma per il test single core, porca miseria, ci è voluto veramente tanto tempo. E questa era una singola run, perché Cinebench 2024 vi permette anche di fare un test di 10 minuti per il thermal throttling delle vostre componenti, e vi permette anche di testare la stabilità del vostro sistema con un test che dura ben 30 minuti. Ovviamente per una stabilità di sistema io consiglio comunque di fare questo test più e più volte, appunto per evitare che passare il test sia solo un colpo di fortuna. Il software è totalmente gratuito, lo scaricate dal sito che trovate in descrizione. È comunque il sito di Maxon, il produttore appunto anche di Cinebench R23, quindi è tutto lì nella lista dei prodotti, ma come ho detto in descrizione c'è il link. Per quanto mi piaccia l'idea di aggiungere il benchmark di schede video, c'è comunque una grande critica che vorrei muovere a Cinebench 2024. È vero che grazie ai numeri noi abbiamo effettivamente un modo per capire i vari cambiamenti delle impostazioni hardware o software appunto di un componente, però dovete comunque munirvi di un altro software per andare a monitorare magari le frequenze. Abbiamo per esempio, come avete visto nel video, io ho dovuto aprire Hardware Info per vedere bene o male a che frequenza andasse il processore e capire le temperature, tutte queste cosucce qui.
quando altri software alla fine della corsa, alla fine del benchmark, vi danno comunque un grafico con temperature, frequenze e soprattutto le oscillazioni di queste ultime. Faccio l'esempio di 3D Mark. 3D Mark è un software che io ho utilizzato spesso anche in live, che alla fine della corsa del benchmark vi dà appunto il diagramma con tutte quante le linee che salgono e scendono, per darvi una rappresentazione grafica ancora più precisa e farvi capire bene in quale punto magari c'è stato un picco di temperatura e tutte queste cosucce qua. Ho controllato ora, non c'è la possibilità di abilitare un grafico. Questa sarebbe una cosa estremamente comoda, secondo me. Ad ogni modo, credo che sia un ottimo passo verso un software più completo, perché ad esempio prima, se io volevo testare la CPU dovevo utilizzare Cinebench, se volevo testare la GPU utilizzavo magari Furmark, poi per avere un secondo riscontro aprivo AIDA 64 e alla fine magari utilizzavo 3D Mark per andare a, sapete, unire i test di CPU e GPU per avere un risultato d'insieme. Qui c'è tutto in maniera precisa, con un'interfaccia estremamente pulita, molto carino, si vede che il design è di ultima generazione sicuramente, però vi ripeto, avrei preferito magari una grafica un pochettino più precisa, nel senso, mettetemi magari qualche diagramma, qualcosa, la possibilità di vedere in tempo reale la frequenza del processore senza utilizzare un altro software avrebbe richiesto più risorse? Ben venga, ma almeno avrei avuto in tempo reale tutto ciò che mi serviva. Estremamente pesante, come Cinebench R23 riesce tranquillamente a stressare il vostro processore al 100%, e al contrario di un motore grafico di un videogioco, attenzione, che una volta che capisce quali sono i core più forti del vostro processore e comincia a utilizzare soprattutto quelli, il test single core di Cinebench, essendo sintetico, fa praticamente un ciclo bene o male di tutti i core, poi sfrutta un pochettino di più quelli più forti, però bene o male li utilizza tutti, e ovviamente sui core più forti si avranno i punteggi più alti. Che dire, è gratuito, totalmente gratuito, il link è in descrizione, ci sono tutte le informazioni aggiuntive, vi ho fatto vedere bene o male quali sono i sistemi supportati, le schede video supportate, quindi andate e divertitevi. Anzi, vorrei sapere da voi quali sono i vostri punteggi sul nuovo Cinebench 2024, perché appunto sono cambiati i punteggi rispetto alle vecchie generazioni, quindi un metro di paragone è sempre comodo da avere. Detto ciò, fatemi sapere la vostra, la sezione commenti è qui appunto per questo, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere se scaricherete Cinebench 2024, perché per semplice curiosità, per sapere come va il vostro hardware in paragone rispetto ad altri PC, e nulla, io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.